Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo d'appello sul depistaggio della strage di Via D'Amelio, che si è svolto a Caltanissetta il 5 marzo del 2024. Buon Buonasera, ascolto. possiamo prendere posto. Bo Mario, presente, avvocato Panepinto, Presente, Presidente, presente. buonasera. Mattei Fabrizio, presente, avvocato Seminara, anche in sostituzione dell'avvocato Lobue. Ribaudo Michele, presente, avvocato Seminara, presente. Per le parti civili chi è presente? Come personalmente? Nessuno? Come difensori, l'avvocato Petronio, assente, avvocato Scozzola, avvocato Di Gregorio è presente, avvocato Trizzino è presente, avvocato Greco, Lo sostituisco io, sostituito Presidente. dall'avvocato Trizzino, avvocato Da Qui è presente, l'avvocato dello Stato è presente. Avvocato Centineo Cavarretta Mazzoleni, Lo sostituisco io, avvocato Trizzino. sempre sostituito dall'avvocato Trizzino. Avvocato Vellone, sostituito dall'avvocato Sì. Trizzino. Avvocato Repici è assente. Avvocato Butera, assente. Avvocato Iro Farulla, assente pure. E avvocato Crescimanno, presente. Allora, il procedimento veniva per la prosecuzione dell'attività istruttoria. È presente il test che era stato citato nuovamente dal PM. Lo possiamo far entrare? Sì, prego, si accomodi. Sì, prego. Se può declinare le sue generalità, prima legga la formula di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vaiana Francesco, nato a Palermo il 27/12/1987, presto servizio presso la terza sezione della squadra mobile di Palermo. Lei è assistente della Polizia di Assistente. Stato, sì, che è in servizio alla squadra mobile. Senta, l'abbiamo convocata perché vorremmo che ci riferisse sul lavoro che avete fatto di inventario dei fascicoli della sezione che si trovavano accatastati in un archivio, quando poi insieme al suo collega Aiuto avete rinvenuto Il fascicolo. Questa carpetta. Ci può riferire come sono Sì, allora, andate? in data 5 ottobre ci è stato ordinato dal nostro funzionario, il dottor Franco Giovanni, di appunto catalogare questi fascicoli, questi faldoni che erano stati accatastati al piano seminterrato della squadra mobile di Palermo, Piazza della Vittoria. E in pratica c'erano dei fascicoli che si trovavano appunto dentro l'archivio. Alla fine dell'archivio, parlo dell'archivio di tutta la squadra mobile, non l'archivio della squadra mobile, della terza sezione. E altri faldoni che c'erano messi, erano ancora messi nella scaffalatura all'interno del vecchio archivio della terza sezione della squadra mobile. Il vecchio archivio qual è? L'archivio che attualmente non c'è più, perché è una stanza che ci lavora personale della criminalità organizzata. Due Senta, lei da quanto tempo è in anni servizio? alla squadra mobile. Sì, in quella struttura, che conosce quella struttura Da dove... settembre 2021. Da settembre 2021. Lei ricorda quindi dei lavori che si sono svolti per l'adeguamento della struttura e le attività di primo Sì, i spostamento lavori degli... dovrebbero essere stati effettuati a E me lo ricordo perché in quel periodo ero in congedo matrimoniale, quindi a giugno 2022. In quel periodo, giugno, luglio, io non, nel trasloco non ero presente.
Quindi quando hanno svuotato quel vecchio archivio e hanno tolto, lei non c'era. Quindi non sa come sono stati poi disposti. Io so in pratica che per un certo periodo, prima di entrare all'archivio nel seminterno, nella parte del seminterno, diciamo, l'archivio si trova nel seminterrato della squadra mobile, ci andiamo così. E prima di entrare proprio nella porta dell'archivio c'erano dei faldoni che poi a quanto pare hanno portato a San Lorenzo. E poi dentro l'archivio della squadra mobile in fondo c'erano questi faldoni, ma proprio accatastati a pile. C'erano alcuni faldoni messi proprio a pile, altri dentro degli armadi. È presente gli armadi, quelli che ci sì. sono diciamo di ufficio, cioè, a pile uno sopra l'altro. Proprio era uno stanzino che era poco, cioè questa parte finale poteva essere un 15-20 metri quadrati e c'erano almeno 500 faldoni. E come sono stati disposti in quella stanza? Come erano disposti? No, a caso. A caso? Cioè, sì. Lei non sa quali Io sono solamente, infatti veniva molto difficile andare a trovare, quando noi dovevamo cercare qualcosa era molto complicato. Il lavoro che le era stato delegato, quello che ha svolto insieme al suo collega Aiuto, le ha consentito di verificare se c'era un criterio nel modo con il quale erano stati poggiati, sistemati questi? Quelli più nuovi io mi ricordo che erano dentro gli armadi di ferro, perché probabilmente chi le ha sistemati per una questione di avere una più facile, per essere più reperibili, più facilmente trovabili, e quindi li hanno messi dentro gli armadi questi di ferro. Poi gli altri, il nostro compito in quel momento era quello di catalogare, e c'erano magari per argomento, appunto per procedimento penale, per omicidio, quello che sia, c'erano vari faldoni, erano 4-5 faldoni, cercare di comunque metterli insieme. Senta, cercando di metterli insieme, a un certo punto voi avete individuato questa carpetta, se la ricorda bene, ci racconti questo momento, dove l'avete trovato? Come ricordo precisamente che era. L'ha trovato lei o l'ha trovato il suo collega? L'abbiamo trovato insieme, però io mi ricordo che l'ho preso e l'ho porso al collega, l'ho dato al collega. Ci spieghi dov'era, come l'ha trovato? Allora, entrando in archivio. In fondo, proprio in fondo dove c'è il bagno a sinistra, ci sono messi questi faldoni e il fascicolo era messo a terra, proprio a terra, perché precedentemente era, diciamo che era alla fine di tutti di questa pila di fascicoli. Voi avevate tolto tutti quelli che c'erano sopra? Noi in sopra, pratica andavamo, cosa facevamo? Andavamo catalogando, cercando di dare un criterio, perché in modo tale che se successivamente dovevamo trovare qualcosa per una cosa nostra di sezione era magari più facile, certo. E li prendevamo e li andavamo spostando, li mettevamo a destra, li mettevamo a sinistra, li mettevamo sulle scrivanie e poi abbiamo trovato insieme questo faldone e io l'ho dato al collega, ma come ho dato molti altri faldoni, perché io non, essendo là da 2 anni e mezzo, non sapevo completamente la provenienza di tutti i fascicoli, la maggior parte dei fascicoli. Quindi lei non aveva visto cosa c'era scritto fuori? C'era scritto fuori, sì, c'è scritto materiale gruppo Borsellino. L'avete aperto insieme questo? L'ha aperto il collega. Sì, ci mettiamo in una scrivania che c'era proprio lì e il collega si è messo aperto. Aperto come apriva gli altri fascicoli. Quindi questo faldone si trovava a terra. Era a terra in quel momento perché si sono stati tolti gli altri fascicoli di sopra. Ma sempre a terra, se erano poggiati? No, c'era una pila di sopra. Cioè ci saranno stati almeno 7-8 fascicoli di sopra. Di sopra? Sì. Che via via sono stati da voi tolti man mano che li individuavate e li catalogavate. Lei ha detto che in quella stanza c'era una parte di archivio che c'era già, o ho capito male? Allora, la stanza dove noi abbiamo trovato il fascicolo è l'archivio tuttora della squadra mobile di Palermo. Ma prima cosa c'era?
prima che ci mettessero questi faldoni che... No, sempre io, da quando sono lì, sempre al chiudo della scuola mobile di Palermo. E quindi questi faldoni che sono stati poggiati spostandoli da un'altra stanza? Erano faldoni che erano nell'archivio della terza sezione della omicidi, che sono stati portati al piano terra per una questione di... Non... di metterli da qualche parte. Perfetto, quelli che erano a terra erano quelli che sono stati portati dall'archivio della terza sezione o c'erano anche altri? No, tutti quelli che si trovano in fondo, quindi quelli che erano a terra, quelli dentro degli armadi, quelli che erano sopra l'armadio, erano tutti faldoni che erano al piano di sopra, al primo piano. Ed erano tutti stati trasportati sotto, quindi anche questo è stato, dovrebbe essere stato trasportato. Io non c'ero, ma io penso di sì. No, dico, stiamo cercando di capire, secondo la collocazione che voi avevate a me è stato detto dedotto. Tutti quei fascicoli, tutti quei faldoni erano faldoni che sono stati portati... Questo lei ci ha spiegato che non ha partecipato, quindi non ce lo può dare per certo, però questo le è stato detto. Chi glielo aveva detto? Il funzionario. Cioè, il funzionario che vi ha dato l'ordine. Il funzionario che ci ha dato l'ordine. Il dottore? Franco. Franco. Va bene, il procuratore generale ha da fare domande. Nessuna domanda. I difensori della parte civile? Difensore degli imputati? Nessuna domanda. E lei sa chi materialmente si è occupato di prendere questi faldoni e trasportarli giù nel luogo dove poi... Come voi è stato avete... riferito una ditta. Una ditta, una ditta sì. Privata, che non, di cui non no, sa... No, io non lo so. Va bene, grazie, può andare. Ok, grazie. Posso? Prego, grazie. Allora, io, come ho preannunciato alla scorsa udienza, dopo che è stato dato avviso di deposito ai difensori, procedo innanzitutto a una produzione documentale. Ah, innanzitutto qua c'è la fotocopia della relazione di servizio Zerilli, fotocopiata in modo che si renda visibile anche quello, appunto, quello che a voi mancava. Il bianchetto, insomma. Il bianchetto, sì, diciamo, una copia sesta sezione, una copia SCO. Lo faccio vedere agli avvocati, se ok. Quindi questo è per sostituire... Allora, ho qua una produzione documentale, ho un indice, ho predisposto un indice, la vado semplicemente a enunciare, ma si tratta sostanzialmente degli atti di cui ho dato avviso di deposito, cioè il rapporto giudiziario del 27 settembre dell'89 della squadra mobile Palermo in relazione all'omicidio Agostino, relazione di servizio, le due relazioni di servizio del 6 agosto 89 e del 2 gennaio 93 a firma di La Monica Domenico, la copia della sentenza emessa dal GUP di Palermo in relazione all'omicidio Agostino nei confronti di Manolia Antonino e poi un CD contenente tutta la documentazione che è stata esaminata dalla Guardia di Finanza per fare quella nota relativa agli accertamenti bancari del dottor La Barbera. E allegato, diciamo, all'indice c'è un altro indice che è tutto praticamente l'elenco degli allegati che sono stati esaminati. Ovviamente poi c'è una richiesta che ovviamente la richiesta, come dire, parte dal presupposto che non ci sia il consenso della difesa all'acquisizione della nota della Guardia di Finanza, che è quella di sentire il colonnello Seddio, che è colui che ha redatto, il tenente colonnello Seddio, che è colui che ha redatto questa nota relativa agli accertamenti sulla documentazione bancaria rinvenuta presso l'abitazione della moglie del dottor La Barbera. Quindi partendo dal presupposto che non ci sia il consenso all'acquisizione. È ovvio che se ci fosse il consenso all'acquisizione non chiediamo l'esame di Seddio, ma produco direttamente la relazione. Quindi questa è la produzione documentale e non c'è altro. La difesa ne ha avuto contezza, copia, sì? Immagino che in questo... Il procuratore generale chiede che sia acquisita la produzione documentale di cui all'elenco che deposita
e laddove non vi fosse il consenso delle difese all'acquisizione della relazione del che grado ha Seddio? Del tenente colonnello Seddio. Seddio. Ne chiede l'audizione su queste richieste. La parte civile, le parti civili si associano tutte, e la difesa degli imputati. Presidente, noi ovviamente non prestiamo il consenso all'acquisizione di nessuno dei documenti che sono stati prodotti o di cui il procuratore generale ha richiesto la produzione documentale. Rappresentiamo che con riferimento alla sentenza di questa richiesta all'acquisizione, è una sentenza che non è ancora passata in giudicato e che in ogni caso non ha visto coinvolti gli imputati in quel processo, per cui ancora una volta abbiamo avuto modo di leggerne alcuni passaggi. Si fa riferimento ancora una volta alle dichiarazioni dei testimoni che sono stati sentiti in questa sede e che hanno riferito le stesse circostanze che sono state riferite in primo grado. In modo particolare mi riferisco a Galatolo, per l'asserita presenza del dottor Arnaldo Labarbera al libro paga della mafia, circostanza che, come insomma è stato anche dimostrato dalle dichiarazioni precedentemente rese, sono solo dichiarazioni che vengono fatte a decorrere dal quater, sostanzialmente vado a memoria, o comunque dalla trattativa Stato-mafia, e che ovviamente di cui abbiamo già acquisito buona parte degli atti dei documenti. Quindi una serie di prove che vengono svolte ancora una volta, perché purtroppo questo lo abbiamo già rappresentato in primo grado, e la necessità per alcuni uffici di procedere a procedimenti penali nei confronti di soggetti che non partecipano a quel processo perché defunti o perché non indagati, a trovarsi poi invece le difese prodotti una serie di elementi documentali in altri processi in cui invece quelle prove non sono state ancora raccolte o non vengono raccolte, e ci si trova ad una mera conferma delle stesse. Quindi certamente su tutta la vicenda che riguarda l'omicidio d'Agostino c'è la nostra ferma opposizione a qualunque acquisizione documentale. La evidenza che si tratta di attività svolte soprattutto con riferimento alla sentenza in processi cui gli imputati non hanno partecipato, di sentenze non coperte da giudicato, quindi anche ai fini dell'accertamento del fatto storico, non utili e non rilevanti. Analoga considerazione, Presidente, noi proviamo a dover svolgere nei confronti con riferimento alla documentazione che viene prodotta, di cui viene chiesta la produzione, per delle indagini che sono ancora in corso e dalle quali ovviamente non sono stati raggiunti elementi neppure per formulare imputazioni a carico di chiunque. Si tratta di una produzione parziale che non ha alcun tipo di rilevanza per il processo o nel processo che ci riguarda. L'avere raccolto, ovviamente la Corte non è a conoscenza perché non ha ancora potuto visionare, non ha visionato gli atti, però andare a produrre in giudizio e fare soprattutto una relazione di servizio, per la quale ovviamente non c'è il nostro consenso all'acquisizione, così come il Procuratore Generale aveva immaginato e preventivato, e quindi eventualmente poi ci sarebbe la richiesta subordinata dell'audizione del tenente colonnello Seddio, dico è una relazione che è stata svolta sulla base di una serie di documenti assolutamente parziali e frazionati, che parte dal presupposto di avere rinvenuto alcuni, aver ricevuto diversamente sui conti correnti bancari, alcuni estratti conto a saltare che riguardano un trimestre nel corso di un anno, poi un successivo trimestre, cioè senza che hanno consentito alcun tipo di ricostruzione compiuta degli elementi di indagine, e un accertamento che è stato svolto dalla Guardia di Finanza che dice noi non sappiamo né quale sia la provenienza delle somme, non abbiamo contezza se ci siano delle fonti di approvvigionamento diverse ulteriori, abbiamo cercato ma non siamo stati neppure in grado di ricostruire quale fosse l'effettivo reddito
del dottor Arnaldo La Barbera. E allora vengono riversati, o si tenta di riversare in questo processo ancora una volta, una serie di elementi che possono solo portare al sospetto che il dottor La Barbera percepisse somme diverse da quelle che erano dovute per la retribuzione, per le indennità, per i rimborsi spese, per le missioni di viaggio, per il rimborso dei biglietti aerei, per i quali ovviamente lo stesso tenente colonnello della Guardia di Finanza dice: noi non siamo in condizione di stabilire quanto abbia ricevuto, quanto abbia percepito. Possiamo presumere quello che è la retribuzione sulla base di un prospetto riepilogativo della retribuzione dell'anno 93, possiamo stabilire semplicemente che sulla base dell'indice Istat, del valore indicato dall'indice Istat per il costo di una famiglia di 5 persone, del mantenimento, una parte dei redditi servissero per andare a sostenere i costi e il mantenimento della famiglia, per cui alla fine possiamo solo dire che c'è, a nostro modo di vedere, questo è il risultato della documentazione che viene prodotta, una sorta di non riscontro, comunque non rispondenza tra i redditi percepiti e quanto versato nei conti correnti, buona parte dei quali versamenti, anche se indicati in contante, sono versamenti di assegni circolari, quindi evidentemente di assoluta provenienza tracciata all'epoca e tracciabile. Ovviamente oggi, se andiamo a cercare un assegno del 1992, non si sa chi l'ha emesso, perché l'ha emesso, qual era la provvista, da dove sono state prese le somme e da dove provenissero. Quindi introdurre in un processo così delicato come il nostro una serie di ulteriori elementi di sospetto, solo per dire il dottore La Barbera ha versato sul conto corrente delle somme che potrebbero essere superiori a quelle del suo reddito, che noi non siamo riusciti a ricostruire, e ovviamente credo che serva semplicemente ancora una volta a creare confusione in una vicenda che tutto ha bisogno, forché che si crei ancora confusione. Quindi si tratta di elementi parziali, di ricostruzioni ipotetiche, che non hanno nessuna rilevanza e non possono, così parziali come sono, avere nessuna rilevanza nell'ambito di questo processo. Perché al più potremo dire, non sappiamo se il dottor La Barbera facesse scommesse, non sappiamo se il dottor La Barbera facesse altro. Quello che noi abbiamo potuto vedere da quegli unici cedolini di rimborso spese è che ogni missione, e ne venivano fatte, abbiamo dato un'occhiata sempre a singhiozzo a saltare da quella parte di documentazione che è stata rinvenuta, ripeto, presso l'abitazione della moglie del dottor La Barbera, quindi in nessuno degli uffici competenti, possiamo solo ricostruire che ci sono più mediamente 14-15 missioni al mese per il quale c'era un rimborso spese, solo di rimborso spese, che quindi non fanno parte del reddito, di almeno 1.000.000-1.200.000 lire per ogni trasferto. Quindi abbiamo 15 milioni mediamente al mese che esulano dalla retribuzione del dottor Arnaldo La Barbera, ma si tratta soltanto di rimborso spese di cui non si tiene nessun conto, e ovviamente è impossibile tenerne conto perché non è quantificabile. Però se abbiamo la prova documentale di una serie di indennità, di trasferta, di viaggio e di missioni che tra il rimborso del costo del biglietto aereo e la missione, che non va, ripeto, nei cedolini della retribuzione, le spese di albergo, questo poco importa, comunque i rimborsi spese in generale, ovviamente stiamo sostanzialmente parlando, tentando di introdurre in questo processo degli ulteriori elementi di assoluta confusione e di assoluta inconducenza fino all'accertamento di quello che deve essere la verità del processo, e soprattutto che non ha ancora una volta alcuna attinenza con il capo di imputazione. Per cui, Presidente, io credo che sia forse arrivato il momento di porre un freno a poter prendere atti, elementi parziali, dichiarazioni prese in altri processi e situazioni che non riguardano la posizione degli imputati, riversarle in questo processo e sulla base di questo mettere gli imputati nelle condizioni di dover dire: noi sospettiamo che sia successo questo, se voi siete bravi ci date la prova del contrario e allora noi possiamo ritenere che meritiate una sentenza di assoluzione o al massimo di prescrizione, altrimenti siete voi che dovete dimostrarci il contrario. Credo che sia esattamente il contrario di quello che il nostro ordinamento giuridico prevede, e cioè che gli elementi di sospetto non abbiano neanche spazio per poter entrare all'interno dei processi. Si deve valutare quelli che sono gli elementi di prova concreti e sulla base di quelli si deve poter esaminare e mettere l'imputato nelle condizioni di potersi difendere. Perché chiedere oggi al dottore Bo, che non ha ovviamente nessuna attinenza con le vicende personali del dottor Arnaldo La Barbera, vada lei a giustificare se il dottor Arnaldo La Barbera avesse o meno un reddito superiore, a distanza di 30 anni, ripeto, dai fatti di cui ci stiamo occupando,
per andare a giustificare quali fossero le indennità, il rimborso di spese e tutte le somme che riceveva. E ribadisco, Presidente, sappiamo perfettamente che negli anni 90 tutti questi rimborsi avvenivano presso gli uffici postali per contanti, così come le parcelle degli avvocati venivano pagate per le difese a spese dello Stato, venivano pagate presso gli uffici postali e incassate per contanti quando non vi era neppure un limite alla detenzione del denaro contante. Allora andare a introdurre ulteriori elementi, ulteriori testimoni che non sono testimoni ma sono soggetti che avrebbero fatto una ricostruzione parziale sulla base di pochissimi elementi e senza neppure aver accertato il punto di partenza certo, qual è il reddito del dottor Arnaldo Barbera, riteniamo che sia un inutile appesantimento del processo per alcuni versi e soprattutto una violazione di quelli che sono i più elementari principi che la certezza del nostro processo e del nostro diritto deve avere. Quindi c'è una opposizione ferrea e totale, ferma e totale da parte delle difese alla produzione di tutta questa documentazione che non ha nessuna attinenza con il processo che ci riguarda e serve ancora una volta a produrre soltanto ulteriori sospetti o dubbi per poter dire poi saranno gli imputati a dover dimostrare il contrario. Credo che il processo penale sia cosa diversa, se ci sono elementi di prova che vengano portati sul tavolo della Corte d'Appello per poterli valutare, li valuteremo anche noi, eventualmente indicheremo i mezzi contrari, ma i sospetti non devono trovare ingresso in un processo penale, per cui noi ci opponiamo in modo fermo a questa produzione. Prego, Avvocato Seminaro. Grazie Presidente. Io intanto avevo preannunciato la produzione del verbale del 20 dicembre del 2013, quale prova contraria sono le dichiarazioni del Petralia, del procuratore Petralia, che riguardavano i sopralluoghi, la conoscenza da parte dello stesso. Si tratta di un verbale che non è presente nel nostro fascicolo processuale, per quello che siamo riusciti a controllare, perché la mole di verbali prodotti è veramente rilevante, è il processo Quater. Quindi intanto volevo produrre questo a prova contraria rispetto alla, diciamo, al ritrovamento del verbale di sopralluogo. In relazione a quello che egregiamente ha detto l'avvocato Panepinto prima di me, al di là del fatto che gli elementi che vengono prospettati sono elementi che dalla stessa relazione per un numero considerevole di, diciamo, di argomentazioni sono suggestivi e privi di fondamento. La stessa relazione riconosce che non c'è contezza su tutti i conti della Barbera, la stessa relazione riconosce che vi sono degli elementi parziali che riguardano quello che si è potuto rinvenire di documentazione. Il collega parlava dei rimborsi spese. Rimborsi spese, indennità, straordinari e vari altri, diciamo, parti del compenso che spettava a quello che allora era, ricordiamo, del capo della squadra mobile, venivano pagate in contanti. Allora, senza che si sia riuscito ad ottenere il documento che mensilmente dimostrava in maniera certa il pagamento di quelle somme, che poteva essere più o meno elevato e superiore di gran lunga allo stipendio. Noi stiamo parlando di un periodo, è bene questo che la Corte lo rammenti, nel senso che se lo rappresenti, di grandissima intensità sotto il profilo investigativo, cioè dal 23 maggio per tutte le dichiarazioni che abbiamo acquisito anche in questo processo, tutti gli operatori di polizia e tra questi ovviamente il capo della squadra mobile erano perennemente in servizio 24 ore su 24. Non è assurdo pensare che con una frequenza veramente elevatissima il dottore La Barbera andasse a Roma, anzi possiamo dire che è stato pure contestato quasi il fatto che La Barbera andasse così spesso a Roma, l'abbiamo sentito anche dal dottore Genchi. Il denaro che occorreva soltanto per un biglietto è rappresentato in alcuni dei documenti che gioco forza, nei confronti dei quali la difesa ha poco margine per un'acquisizione da parte del Tribunale, ma questo permetterebbe, scusatemi, alla Corte di poter valutare. Ecco perché dico Tribunale, è una cosa che non volevo dire, perché noi abbiamo qui uno strumento che a mio avviso non chiarisce e complica sempre l'attività.
Il difensore parla di tribunale perché ha la netta sensazione di trovarsi nel primo grado di giudizio, dove il procuratore continua a fare indagini e, continuando a fare indagini, porta a conoscenza del tribunale. Già questo è uno strumento, diciamo, sotto il profilo della tutela della giurisdizione, come dire, poco consono, poco gradito, ecco, mettiamo così, alla difesa, a maggior ragione in appello. Per cui il pubblico ministero che viene allocato presso la Procura Generale continua a portare elementi parziali, elementi sui quali nessuno, perché neanche le parti di quel procedimento sono in grado, visto il tempo e quindi la non conclusione degli atti, di poter interloquire sull'intero compendio probatorio assunto dal pubblico ministero, che in assoluta buona fede potrebbe anche non contenere tutti gli elementi che potrebbero essere utili ai fini di una maggiore, come dire, conoscenza e intelligibilità della situazione. Tornando a noi, vedrete che da quei documenti vi sono dei biglietti aerei di 7, 8, 900 mila lire a biglietto aereo, che al di là dell'indennità, delle trasferte, dei straordinari e di tutto quello che poteva essere il compendio economico del dottore La Barbera, incidono, se diciamo considerati i viaggi al mese del dottore, in maniera rilevantissima. Altra questione che incide in maniera rilevante e che abbiamo subito, nel senso che questa è una circostanza emersa in più occasioni, e mi spiace, lo leggerete nella relazione, che il colonnello si sia riferito per dimostrare questa circostanza, che questa sia emersa dai giornali. Ahimè, è uscita qui processualmente, diversi testimoni hanno parlato non solo della collaborazione del dottore La Barbera col SISDE, ma soprattutto che in realtà questa collaborazione o pseudo collaborazione avesse come diciamo giustificazione soltanto perché alla Barbera andava in albergo e quindi gli venivano versati dei denari. Questi denari, tenete conto che La Barbera in quegli anni allocava per esempio all'Excelsior, e conoscenza personale del sottoscritto che una stanza non costasse meno di 150-200 mila lire al giorno, moltiplicatelo per 30 e troverete una somma che da sola, proprio perché abbiamo detto che quei soldi coprivano le spese dell'albergo del dottore La Barbera, non sapendo gli assegni che sono presenti negli estratto conto a fine, a inizio mese, di 2 milioni e mezzo, 3 milioni più volte, ecco che per esempio soltanto il denaro che ipoteticamente poteva provenire per il pagamento dell'albergo e che c'è stato contestato quasi che fosse un'onta per la Barbera avere questo trattamento, potremmo dire magari privilegiato, questo sì, questo denaro soltanto giustificherebbe l'ingresso e l'uscita di questi appunto movimenti che sono stati contestati alla Procura. Allora, alla fine di questa opposizione, diciamo, riallacciandomi a quello che ha detto l'avvocato Manepinto, noi introduciamo degli elementi che sono suggestivi, che non hanno un fondamento. Nella stessa relazione vi sono degli elementi di criticità per la corretta valutazione dei fatti, e poi però non solo chiediamo di produrlo, ma eventualmente chiediamo il consenso alle parti ad acquisire elementi di questo genere. E allora è chiaro che queste difese non prestano il consenso all'acquisizione di qualunque atto. Chiaramente rispetto all'acquisizione documentale non prestano il consenso perché la ritengono irrilevante, tantomeno l'audizione del colonnello, il quale deve venire a riferire con i presupposti che lui stesso ha indicato su attività che, diciamo, oserei dire essere illazioni. E in ultimo, Presidente, mi permetta, noi abbiamo condotto questo procedimento per ragioni che sono assolutamente chiare alla difesa nei confronti di La Barbera. Io credo che comunque, avendo La Barbera lasciato questa terra oltre 20 anni fa ed essendo per lui impossibile venire qui a spiegare che ha comprato un orologio e dopo 4 anni l'ha venduto perché magari c'è stato un incremento, oppure aveva un hobby che fosse quello di comprare arte o qualunque altra cosa, venire a contestare allo stesso il milione, i 2 milioni, i 3 milioni che in quel periodo venivano depositati, io credo che obiettivamente vada ogni oltre possibilità
di rispetto anche nei confronti di chi purtroppo non c'è più. Ed è questo un problema per questo procedimento, il fatto che numerosi, per gli anni passati, che numerosi soggetti non abbiano potuto dare un loro contributo che sarebbe stato certamente chiarificatore. Grazie. Avvocato Vanni, mi consente per esplicitare e rendere anche alla Corte più ovviamente comprensibili le nostre argomentazioni, a titolo meramente semplificativo, comunque per la consultazione, ove la Corte, come ritengo, insomma, riterrà di fare una valutazione più attenta su quanto affermato da noi, ovviamente sulla scorta delle produzioni, voi troverete per esempio tra la documentazione che è stata allegata e acquisita di cui il Pubblico Ministero chiede il Procuratore Generale chiede la produzione, nell'elenco degli allegati acquisiti presso in occasione del sequestro fatto presso l'abitazione della moglie del dottore La Barbera, l'allegato 61. L'allegato 61 sono una decina di voci e praticamente riepiloga soltanto tutti i cedolini o ovviamente totalmente a singhiozzo che sono stati rinvenuti, perché non è che hanno rinvenuto l'intera documentazione che il dottor La Barbera conservava, perché ovviamente da un punto di vista di ordine abbiamo tutti la certezza da quello che leggiamo e da quello che vediamo che tutto vi era in questi documenti purché un ordine o una catalogazione. Tra i documenti per esempio che vengono acquisiti e che sono riepilogati in questo allegato 61 e che la Corte potrà avrà modo certamente di verificare tutti i contenuti nella busta numero 12, per esempio soltanto per il mese di novembre 91 vi è un rimborso biglietto aereo più bagagli in un'unica occasione di 3.595.000 lire. Per un'unica trasferta, per un unico biglietto. Ora non è che questa è l'unica trasferta che ha fatto il dottor Arnaldo La Barbera nel 91, ci si contesta che nel 91 avrebbero, secondo queste ricostruzioni, fatto versamenti sul conto corrente in più rispetto al tenore di vita e alle retribuzioni ipotizzate, ribadisco, e non accertate, perché è il tenente colonnello Sedio che dice io non ho potuto accertare perché nessuno mi ha detto degli uffici compulsati e contattati quale fosse effettivamente la retribuzione percepita dal dottor Arnaldo La Barbera. Dico, con una sola di questi cedolini che è stato trovato, parliamo di 3 milioni e mezzo, a fronte per l'anno 91 di asseriti, credo che fossero 16 milioni per il 91, 8 milioni per il 1990 e dice la Procura circa 80 milioni, ma anche lì poi sarebbe da andare a rivedere per l'anno 92. Dico, i cedolini rinvenuti, cioè i reperti rinvenuti con riferimento a questa attività sono appena 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. In totale, per tutti e tre gli anni. Quindi diciamo che non coprono neanche le missioni che mediamente in un mese, per media, non per accertamento, faceva il dottor Arnaldo La Barbera. Per cui, ripeto, stiamo parlando di una serie di dati che sono così frammentari, così parziali, che non danno la possibilità neppure di ipotizzare una soluzione diversa. E ribadisco la stessa Guardia di Finanza che comunque accerta nella stessa verifica che si tratta di fonti di versamenti che non sono state comunque identificate e la cui provenienza non è stato possibile accertare nulla, quindi neppure se provenissero dal Ministero. Per cui sulla base di questi argomenti credo che, ne dico, ovviamente insistiamo e eventualmente l'allegato 61 può essere una chiara esplicitazione delle motivazioni per cui noi riteniamo che sia assolutamente inammissibile qualunque produzione documentale attinente a questi dati così parziali, così frazionati e soprattutto non attinenti alla vicenda processuale che ci riguarda. Presidente, posso perché c'è sì, diciamo, un attimo me... solo, un attimo che verbalizziamo si oppongono a tutte le richieste di acquisizione e l'avvocato Seminara deposita e chiede l'acquisizione del verbale di dichiarazioni rese dal dottor Carmelo Petralia all'udienza del 20/12/2013 dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta. Prego. Allora, semplicemente qualche chiarimento perché forse alla scorsa udienza non sono stato felice. Allora, cominciamo dalla sentenza questa del GUP in relazione all'omicidio Agostino nei confronti di Madonia. Mi rendo perfettamente conto, ma già l'avevo detto alla scorsa udienza, che è una sentenza non irrevocabile e io la produco al solo fine di dimostrare che
c'è stata una condanna per questo omicidio nei confronti di Nino Madonia, punto, non il contenuto della sentenza. E questo è il primo dato. Su questo accertamento che è stato fatto dalla Guardia di Finanza in relazione alla documentazione che è stata sequestrata presso l'abitazione della moglie del dottor La Barbera, prescindo da tutta una serie di considerazioni che poi eventualmente potrò svolgere ovviamente in sede di discussione. Allora, il primo dato, non è assolutamente vero che non è stato accertato il reddito di La Barbera, anzi è stato accertato con una valutazione assolutamente favorevole, perché noi a partire dal 93 sappiamo qual è lo stipendio del dottor La Barbera, la retribuzione. Quindi, siccome non può essere inferiore a quello percepito negli anni precedenti, quantomeno una valutazione favorevole, perché sappiamo che a partire dal 93 aveva quello stipendio e quindi sulla base di quello stipendio è stato accertato, diciamo, è stata fatta quella che è l'analisi da parte della Guardia di Finanza. Quindi, diciamo, non c'è la possibilità di accertare in maniera precisa nel 90, 91, 92, ma sappiamo nel 93 quello che percepiva, abbiamo utilizzato un elemento a favore perché ovviamente è una retribuzione certamente superiore, perché lo stipendio va a aumentare piuttosto che a diminuire. Sui rimborsi, ora, a parte che stiamo parlando in questo caso veramente del nulla, perché non abbiamo prova di quello che si dice a parte alcune circostanze, ma io voglio fare notare una cosa, che innanzitutto noi qui abbiamo una sperequazione di circa 100 milioni e andare a parlare di missioni per un importo di 100 milioni quando nello stesso periodo partivano colleghi ogni settimana e in un anno riuscivano a spendere se no 10 milioni da chiarire, mi sembra un po' eccessivo. Inoltre faccio notare un dato, che da un punto di vista economico i rimborsi, ripeto, stiamo parlando di un qualche cosa che è eccessivo, perché parlare in un anno di 100 milioni di rimborsi per le missioni che non sono documentate, mi sembra un po' eccessivo, ma da un punto di vista economico il rimborso equivale a zero, cioè il rimborso è una somma che io ho già speso e che mi viene rimborsata, quindi da questo punto di vista non vale assolutamente alcuna considerazione, se non certamente per le modalità che sono state evidenziate, che sono dei documenti, cioè sono dei dati certi, non ci sono sospetti. Noi stiamo rappresentando attraverso una relazione che secondo me siete voi che dovete andare a esaminare, piuttosto che affidarci a quella che è anche un riassunto, diciamo, poco fedele di quello che è il contenuto della relazione. Noi in quella relazione si rappresentano i dati certi, che sono dei versamenti che a partire dal 92 vengono fatti ogni mese di importi consistenti con modalità sospette. Quindi semplicemente questo a chiarimento di quella che è la richiesta del procuratore generale. Va bene, se non ci sono altre indicazioni la Corte si ritira per decidere sulle richieste. La Corte d'Appello di Caltanissetta, sentite le parti sulle ulteriori richieste istruttorie, esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuto che in ordine ai fatti rappresentati nella rinvenuta relazione di servizio l'ulteriore esame di Scarantino Vincenzo, già sentito in questo e in altri procedimenti, non appare assolutamente necessario in ragione delle risultanze già disponibili, che non appare necessario sentire il tenente colonnello Seddio con riferimento alle attività esperite in relazione alle perquisizioni presso l'abitazione della Barbera, che la documentazione oggi prodotta dal PG può essere acquisita, al limitato fine di dimostrare il fatto storico della formazione dei rispettivi atti investigativi, e quanto alla sentenza del GUP di Palermo in data 19/3/2021, al limitato fine di documentare l'intervenuta statuizione contenuta in dispositivo, che deve essere acquisito il verbale di dichiarazione resa dal dottor Petralia alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel giudizio cosiddetto Porcellino Quater, che va respinta ogni altra richiesta. Per questi motivi dispone nei sensi di cui motivazione, dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e invita le parti a concludere. Dobbiamo quindi programmare la discussione. No, se siete pronti, sì. Se il procuratore generale è pronto. La prossima, noi dalla prossima udienza in poi, anche ai fini della discussione, terremo udienza fin dalla mattina presso l'aula bunker che ci è stata resa disponibile. Se il prossimo martedì il procuratore generale può iniziare la discussione, non penso che il procuratore generale non sia già preparato sui temi di cui
Se potessimo, diciamo, slittare di qualche settimana sarebbe meglio. Però se magari allora, il procuratore generale ci deve dare una mano, perché se noi programmiamo la discussione e slittiamo di un paio di settimane, dobbiamo tenere conto che stiamo erodendo i termini della prescrizione senza alcuna attività. Quindi se le parti sono concordi e si fa una sospensione anche dei termini di prescrizione, possiamo andare, in considerazione del fatto che nella settimana successiva alla prossima e non c'è la possibilità di tenere udienza, possiamo andare al giorno 27 di febbraio, di marzo, mi scusi, di 26 di marzo, sì, scusate. E, se però dico a questa condizione, altrimenti dobbiamo comunque cominciare. Il 19 non si potrebbe fare udienza in ogni caso. Perché? No, il 19 non si può. Tra l'altro forse no, ma non c'è la disponibilità del collegio e dell'aula. Il 26 sarebbe a questo punto, però ripeto, la Corte avrebbe. Io vorrei capire una cosa, cioè i tempi della discussione, cioè o meglio delle udienze, saranno sempre una volta a settimana, perché io avrò bisogno di 2-3 udienze per discutere. Quindi volevo capire se ci sarà un calendario ad hoc o se comunque continuiamo con l'udienza settimanale. Allora, l'udienza, noi abbiamo disponibilità dell'aula bunker il martedì, dalla mattina. Quindi se lei per esempio ha bisogno di 2 udienze di mezza giornata, in una udienza di una giornata intera può fare quello che è previsto per 2. Perché noi andremo dalla mattina ad oltranza fino alla nostra, alle nostre capacità di lavoro. Quindi diciamo che se facciamo l'ipotesi che sono 2 giornate, no? Comunque sarebbero 2 giornate, diciamo, da settimana a settimana. Sì, perché non abbiamo la possibilità di avere più giorni consecutivi per problemi di disponibilità dei componenti del collegio e di aula anche. D'altronde, dico io, non è ovviamente intenzione della Corte porre dei limiti artificiosi alle esigenze di contraddittorio, però dico, siamo in un processo d'appello, le posizioni sono state ampiamente espresse in atti scritti che sono stati, penso che potrete immaginare che la Corte li ha letti, per cui... Quindi io in teoria dovrei discutere se resta ferma questa indicazione il 26 e il 2. Cioè... Noi veramente abbiamo detto già per martedì prossimo. No, 12. 12. Così è ancora peggio, perché praticamente ci sarebbe uno stacco di 2 settimane, non di una. Va bene, Presidente, io diciamo che se si potesse evitare per il 12 per me sarebbe... Le parti, allora la difesa rispetto a questa intenzione della Corte ha delle richieste, delle preferenze, delle istanze. Degli Presidente, imputati. Io sinceramente, diciamo, alla sospensione di una settimana non mi opporrei, nel senso che se dobbiamo rinviare al 12 invece del 12... visto che il 19 non si può, al 26 delle 2 settimane, che sarebbe il tempo che... Ma consentita la sospensione dei termini di prescrizione? Io, Presidente, sì, perché in questo modo, diciamo, si garantisce anche, come dire, un minimo di stacco dalla chiusura, anche per guardare tutti gli atti, cioè dico, per carità, lo dico sinceramente, serve al PM, ma serve anche Avvocato Panepinto. La sospensione sarebbe una settimana? Non è per i 7 giorni o i 14 giorni? No, la sospensione è per una settimana. Se l'altra settimana non consentite, non la sospendiamo. Dico, sospendiamo 7 giorni la prescrizione. Diciamo, per un atto di cortesia nei confronti del pubblico ministero, io personalmente, dico, per carità,
Ma solo, solo nei confronti del pubblico ministero, perché noi la vorremmo fare l'udienza infatti, la prossima settimana. Infatti ho detto perché ovviamente è un'agevolazione che viene data al pubblico ministero, non la Corte comunque sarebbe sempre al suo posto, dico, quindi va bene, ci può stare, 7 giorni non cambiano nulla. Allora, a questo punto la Corte indica quale prossima udienza per la discussione, quella del 12 marzo 2024, ore 9:30 presso l'aula bunker. Ma perché no? Perché? Il procuratore generale e il difensore degli imputati chiedono concordemente un ulteriore rinvio, consentendo alla sospensione dei termini di prescrizione. La Corte ha rilevato che vi è impedimento del collegio alla trattazione del giudizio all'udienza del 19 marzo 2024, dispone la sospensione dei termini di prescrizione fino a quella data, e rinvia per le conclusioni all'udienza del 26 marzo 2024, ore 9:30, 26 marzo 2024, non faccio l'errore che ho fatto io poco fa, ore 9:30 presso l'aula bunker. Allora, a questo punto facciamo il calendario. Vabbè, per intanto facciamo il calendario, poi eventualmente lo spostiamo, però li vincoliamo. Ad aprile, quindi di qui ad aprile. Quando vai via? Quando torni? Quindi il martedì... Il 2 è cioè, subito dopo Pasquetta, non lo possiamo fare nemmeno. Certo. Il 5 lo possiamo recuperare, questa udienza? Sì. Il 5 aprile lo possiamo recuperare, quella del dopo Pasquetta? Se caso mai sa. Allora, signori, vediamo se possiamo fare il calendario, che è un poco complesso perché il 26 già è settimana santa, il 2
Il 5 aprile può andare bene come alternativa per quella settimana? Sì, no, andare... scusi Presidente, non ho capito, il 26 si fa, giusto? Il 26 si fa. Ok. E noi stiamo rinviando, oggi stiamo rinviando quindi il 26. Stiamo parlando di tutta la giornata, giusto? Tutta la giornata, okay. Quindi io vorrei... fino a quando non vi sfinisco, diciamo, ok, vabbè. Beh, anche lei può sfinirsi, non possiamo nemmeno però, diciamo, escludere questo. Però ascoltare già è un po' più pesante, secondo me, diciamo. E poi il 5? E poi il 5, io però il 5 già vorrei mettere in calendario anche qualcuna delle parti civili. O lei se la prende tutta la giornata? Presidente, io in teoria dovrei prendere tutta la giornata. Va bene, allora. Cioè prenderemo insieme tutta la giornata, quindi... Il 26 marzo e 5 aprile. A questo punto ritorniamo al martedì. Finiti... Vabbè, io calcolo, diciamo... No, aspetti. Torniamo al martedì, nel senso che il 9 di aprile possono concludere le parti civili. Tutte? 9 aprile. No, non è un martedì. Le parti civili possono concludere tutte tra la mattina e il pomeriggio? Del 9? 9? Sì, sì, poi insomma i tempi ovviamente... Prego, Avvocato Laspina. No, mi scusi Presidente, non la volevo interrompere. No, prego, no, lei è anche responsabile civile, quindi... Per quello, sì. Dunque, in primo grado solo in grado di appello compendio tutte e due le posizioni, dico per la parte sì. civile depositerò una memoria sicuramente. Per la parte per il responsabile civile in primo grado ho parlato all'incirca per un'ora. Se ci riusciamo in coda giorno dopo, no, per ultimo dico dopo le parti civili, dico se ci riusciamo in coda bene, se no dovrei andare. Va bene, sì. Poi l'ordine lo possiamo anche, con l'accordo delle parti, lo possiamo modulare, ma tendenzialmente io a questo punto potrei ritenere, sulla base di quello che voi ci avete indicato, che il 16 è un'udienza per le difese degli imputati. Presidente, quanto tempo? Prego. Però fate in modo che la mattina noi non stiamo qui ad aspettare che cominci il pomeriggio. No, va benissimo, però dico, ci saranno altre parti civili che concludono la mattina, poi magari faremo una pausa, aspetteremo che lei, l'importante è che non vogliate concludere tutto il pomeriggio, se no non abbiamo fatto niente. Il 16 cominciano, quanto tempo avete bisogno? Presidente, diciamo insieme, speriamo di concludere in tre udienze. Quindi 16, 23 e 30. 16, 23 e 30. Allora, in linea di massima rimaniamo con questo calendario, salvo poi... Presidente, per favore ne possiamo dare atto a verbale? Certamente. Così io poi, eventualmente, dovessero esserci impegni che già ho visto, chiedo rinvio. Allora, si procede pertanto al... 26 marzo. Sì, 26 marzo. Si fissano come ulteriori udienze. E 30. Sì. 5 aprile. Ore 9:30 presso l'aula bunker, sarà sempre l'aula bunker, quindi lo mettiamo una volta e poi lo ripetiamo. Sicuro, qua ce la danno per libero. Se si occupa vedremo come fa. E quindi 5 aprile per completare l'intervento, le conclusioni del PG.
Sì. 9 aprile, ore 9:30. Per le parti civili e responsabile civile. Sedici, 23 e 30 aprile. Per i difensori degli imputati. Potremmo anche riuscire a farne due. Sì, 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 ma va bene, poi è ovvio che diciamo noi stiamo facendo una programmazione che dovrà anche confrontarsi con lo ius superveniens, insomma. Va bene. Grazie, l'udienza è tolta.